delle foglie, il suo dolce rumore. Leonardo rubava limoni nelle campagne di Don Gaetano, ma un giorno si nascose dietro a una quercia e vide per caso uccidere un uomo con tre colpi alla nuca mentre chiedeva perdono. La madre piangerà per suo figlio che non tornerà a giocare nei prati del bosco, le sue scarpe infangate più non pulirà e i pantaloni strappati più non cucirà. Leonardo amava una donna che gli disse che non era più lui, il suo cuore ormai trafitto dalla vergogna per avere tradito la sua onesta identità, per avere imboccato le strade dell'omertà. A 20 anni era già un killer spietato, tra i latitanti era il più ricercato, identificato da alcune cosche malavitose, l'uomo che non conobbe il vero senso del pudore, gli venne più facile ammazzare che fare l'amore. Maria piangerà il suo uomo che più non avrà un futuro, una casa e un lavoro ed un piatto caldo più non troverà, per il timore che il suo sangue non invecchierà. Leonardo ha ormai raggiunto il potere, ma un vecchio ricordo lo sconvolgerà quando vide un bambino rubare dei limoni caduti a terra nella sua proprietà. Scoppiò in lacrime e disse: questa è la felicità. Bruciò i suoi vestiti e cambiò la sua vita, tornò dal suo vecchio amore, graziato dalla legge per le sue verità, ma non rivivrà mai le sue nuove emozioni. Era ormai troppo tardi, aveva fatto troppi nomi. Don Gaetano piangerà il suo prediletto che morirà per avere tradito e ingannato l'onore di un uomo e la sua società, e il suo corpo nell'acido sciolto sarà. Yeah.